Buongiorno a tutti, io sono il dottor Alberto Molteni e ho il grandissimo piacere oggi di ospitare il professor Elio Franzini, che è rettore dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi, a lei e a voi. Grazie innanzitutto per la sua disponibilità per essere con noi il Sabato Santo. Ci mancherebbe altro, un piacere. Anche se diciamo che la situazione non è delle migliori, perché con lei oggi vorrei parlare di qual è la situazione in questo momento in università e quali saranno gli sviluppi. Quindi le chiederei innanzitutto se può farci un po' un quadro in questo momento della statale, che cosa sta succedendo e che cosa succede, insomma. Certo, la domanda in realtà è facile e difficile al tempo stesso. Cioè facile perché la statale funziona per quanto riguarda i servizi amministrativi totalmente da remoto. In servizio per le attività indifferibili che sono poi la didattica online, naturalmente la didattica a distanza e il mantenimento della vita dei laboratori o l'apertura di alcuni laboratori che fanno ricerche relative al Covid, sono circa 70 persone al giorno. Diciamo che non essendo noi un'università a distanza, tantomeno un'università telematica, abbiamo cercato, devo dire, fin dal 23 febbraio, perché siamo stati i primi, le università lombarde sono state le prime a chiudere, abbiamo cercato di sostituire la didattica normale, diciamo in presenza, con la didattica a distanza. La didattica a distanza lavorando essenzialmente su tre livelli, Ariel, che è asincrono, Teams che è sincrono o alcuni programmi fai da te che alcuni docenti, in particolare di aree scientifiche, avevano già usato, come appunto Zoom, che è molto amato dai fisici, non so perché. Devo dire, l'esperimento è abbastanza riuscito, con alcune aree che hanno fatto più fatica ad entrare nello strumento, altre aree che hanno fatto minore fatica. Diciamo che ormai, salvo esempi negativi, siamo riusciti ad avere un soddisfacente livello di cosiddetta teledidattica, con video in diretta, video registrati, file sonori, PowerPoint commentati, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente, l'aspetto della didattica online è l'aspetto che, pur con qualche disfunzione, con qualche riprovo che non si è ancora ben adattato, la didattica online non ci si può lamentare, cioè funzioniamo, ecco, funzioniamo con alcuni settori che funzionano di più, alcuni settori che funzionano di meno, e poi se vuole approfondiamo. Ma quello che sicuramente ci mette in imbarazzo è che molti corsi, a iniziare proprio da medicina, hanno bisogno di tirocini, anche farmacia, odonto, scienze della terra, hanno bisogno di tirocini sul campo, anche di carattere pratico, farmacia. E qui ci siamo trovati in forte difficoltà, in quanto fare i tirocini sul campo a distanza è difficile. Ora posso dire che il ministro, che abbiamo appunto sentito come CRUI anche molto recentemente, il ministro ha detto che farà uscire appena dopo Pasqua un decreto in cui cercherà di capire come sostituire, integrare, ridurre, lo vedremo, questi tirocini in modo tale che le persone che sono in procinto di laurearsi possano laurearsi o se già laureati, ma per quanto riguarda medicina, non avendo ancora compiuto le ore obbligatorie di tirocinio, anche con l'abolizione dell'esame di Stato, possono comunque accedere alla Dunque, tutto sommato, io mi dichiaro molto soddisfatto dello smart working e di come il personale tecnico amministrativo sta lavorando. Piuttosto soddisfatto, salvo eccezioni, della teledidattica o della didattica a distanza, considerando anche che molti non erano abituati, e un po' in attesa e un po' angosciato su due punti, quello dei tirocini e quello degli esami scritti.
che sono i problemi più grossi, perché le tesi hanno funzionato veramente molto bene, gli esami orali hanno funzionato bene, gli esami scritti sono un problema per tutti, tanto che, salvo esperimenti su piccoli gruppi, nessuna università italiana li ha ancora veramente attivati. Chi dice che li ha attivati, diciamo così, fa comunicazione e quindi non dice necessariamente la verità. Non citiamo l'università, però l'università milanese ha detto che ad esempio sta sviluppando dei software anti-bar, insomma, che riescono a leggere insomma, le espressioni facciali. Se uno guarda troppo spesso in basso, in alto, eccetera, eccetera, becca subito, quindi si possono fare anche esami scritti a casa. Insomma, le riporto questo. È benissimo, questo è il proctoring, si chiama proctoring ed è un sistema inventato negli Stati Uniti. Noi stiamo esaminando e alla fine finiremo per comprare 2 o 3 di questi programmi di proctoring. Lo stiamo facendo insieme ad altre università del territorio, ma soprattutto che sono avanti più o meno come noi, Bologna e Padova. Però vi posso assicurare che il proctoring lo stiamo testando, lo sta testando Bologna, lo sta testando Padova, ma è significativo che nessuno l'abbia ancora fatto partire. Perché lì non soltanto uno deve guardare in basso, ma c'è anche una inibizione del computer, cioè il computer viene catturato da questa potenza estranea e sostanzialmente lo studente non può fare niente sul computer. Se poi c'è la telecamera e se uno guarda in basso vuol dire che c'ha il cellulare in basso. A me a volte fa ridere perché non è che tutto possa essere risolto velocemente col cellulare. E poi il proctoring ha dei difetti e mi avvalgo della facoltà di non rispondere perché siccome potremmo usarlo sono i difetti che gli studenti potrebbero usare per riuscire a... Io devo dire che preferisco altri esempi, altre modalità un po' più soft e anche diciamo così un po' meno invasive che però possono essere fatte solo su piccoli gruppi. Cioè i piccoli gruppi che il professore può diciamo così controllare con Teams o con Zoom, apre 20 finestre e più o meno controlla, considerando che non me la vedo la nonna alle spalle che ti risolve l'equazione o la sorellina che ti risolve il brano di Tacito, no, non riesco a vedere. Anzi, a volte ho persino pensato che si copi di più in aula che a casa, perché in aula il foglio passato dall'amico può sempre capitare quando il docente è distratto, mentre mi sembra che a casa insomma, non è che un'equazione, per dire l'esame di matematica, un cellulare aiuti a farla, no? O la si sa o non la si sa. Un collega di economia ha detto che ha capito che i vantaggi del computer sono che capisce molto di più se lo studente sa o non sa, no? Perché è solo di fronte a questa macchina. Insomma, tirocini ed esami scritti comunque rimangono un problema, mentre con i test, grazie a una società esterna molto esperta, ci sia, direi che il problema io lo ritengo risolto. E poi c'è il problema della ricerca. E poi per completare il quadro c'è il problema della ricerca, perché il problema della ricerca è un problema grave. I gruppi di ricerca, la maggior parte dei gruppi di ricerca, quelli che non sono dedicati a ricerche Covid o non sono ricerche chiamate indifferibili, sostanzialmente sono ferme, anche perché il distanziamento sociale va comunque mantenuto, e non sempre nei laboratori è facile, lo sappiamo, mantenere il distanziamento sociale. La statale a livello, diciamo così, di ricerca e di sviluppo e di produzione di, non so, di dispositivi di protezione individuale piuttosto che di altro, come è messa? Beh, noi siamo, allora, diciamo, noi stiamo producendo a chimica del liquido per le mani nostro, diciamo così, che però credo che potremmo, che non è difficile dal punto di vista tecnico produrlo. Noi stiamo ordinando tutto. Devo dire che molte mascherine le abbiamo ricevute dalla Cina come dono e sono anche a norma, per cui sono molto belle, e sono arrivate 500 in rettorato, per cui io volendo ho un cambio di mascherina al giorno, anche se solitamente me la tengo sul mento perché sennò mi si appannano gli occhiali e quindi la alzo solo quando incontro delle persone. Se c'è, no, un trucco, se vuole, nel caso dopo glielo spiego. Li ho messi in atto tutti i trucchi, però devo dire che con me non funziona tanto. E comunque direi che noi in teoria siamo
teoria solo come DPI, come dispositivi di protezione individuale, noi saremmo pronti a ripartire in maggio. Quindi noi ci stiamo procurando e dovremmo averli, anche perché la burocrazia è diminuita. Temo che non sia solo quello il problema. Certo. Temo che non sia solo quello, che i problemi saranno maggiori, perché in realtà non sappiamo quanti immuni ci sono in giro e quindi quanti potenziali malati ci sono in giro, quindi non sappiamo chi può accedere a laboratori o alle aule con relativa tranquillità e chi invece non può, considerando che poi i giovani sono solitamente untori sani, no? Cioè sono asintomatici e non sempre mantengono il distanziamento sociale per natura, quindi certo. abbiamo anche queste preoccupazioni e bisognerà prendere delle decisioni, anche se il ministro ha preannunciato un piano per la fase 2 che dovrebbe uscire appena prima del 25 aprile. Ok, mi collego a questo sottolineando che lei però ha già visto, rispetto a molti altri, ha già visto lungo, perché lei ha già fatto un piano che arriva fino a luglio. Sì. Io non volevo lasciare nell'incertezza, non volevo lasciare nell'incertezza né gli studenti né le loro famiglie. Io ho la certezza, non essendo un politico e non avendo diciamo i problemi dei politici, e io ho guardato la realtà, noi non rientreremo nelle aule fino a fine luglio, quindi è inutile illudere gli studenti che potranno esservi esami in presenza, tesi in presenza, tutto test in presenza, tutto questo noi non potremo averlo, non tanto perché le nostre aule non garantiscano un adeguato distanziamento sociale, che alcune potrebbero anche garantirlo, ma in quanto gli assembramenti prima e dopo non possiamo assolutamente controllarli, nessuno può controllarli. Quindi sperando di essere smentito, ma sono certo che purtroppo non lo sarò, fino al 31 luglio faremo tutto in remoto. Io personalmente ritengo che ci indurranno, ci suggeriranno, ovvero ci costringeranno a fare il remoto anche in autunno. Considerando che i medici mi dicono che il vaccino non ci sarà per tutto il 2020, ancora a settembre avremo problemi di forte distanziamento sociale, per cui stiamo preparando in realtà non soltanto un piano fino a luglio, ma anche un piano per settembre-ottobre, ipotizzando di mantenere, diciamo così, una didattica mista, in parte online, in parte a distanza e in parte in presenza, a seconda anche dei luoghi di abitazione delle persone o anche dai timori soggettivi. Cioè, se uno studente vive con una nonna anziana, è difficile, io gli consiglierei di non venire, di seguire i corsi a distanza. A tal fine, peraltro, spenderemo un sacco di soldi per adattare tutte le aule a Teams, no? Il maggior numero di aule, adesso Teams possiamo farlo anche dal nostro computer, ma se pensiamo a una didattica mista, era già previsto, peraltro ero stato inconsapevolmente previdente, era già previsto doveva partire a maggio un forte potenziamento delle aule dove si può fare lezione in modalità blended e in modalità in presenza, e incominceremo appena ci lasciano cominciare l'adattamento delle aule, e considerando che le aule sono vuote penso che potremo andare più in fretta. La nostra idea è anche di proporre alcuni corsi in modalità totalmente a distanza, in particolare quelli rivolti a studenti stranieri, che certo non verranno in Italia. Insomma, il problema è continuare a rendere attrattiva la nostra università malgrado questo problema. Io però escludo che a luglio si possa rientrare, si potrà rientrare con molte limitazioni nei laboratori, ma sicuramente non nelle aule, e nel primo semestre, anche seguendo le indicazioni che ci darà le autorità governative, ipotizziamo una didattica mista. Certo, anche perché consideriamo che comunque la statale ha anche tanti studenti stranieri, quindi è vero, noi siamo... Guardiamo magari da vicino la situazione lombarda italiana, dove abbiamo un certo trend, ma ricordiamoci che tante altre nazioni europee ed extraeuropee hanno totalmente seguito un trend diverso, cioè ci sono nazioni in cui stanno cominciando adesso ad avere il problema
Quindi sono già indietro, perciò per evitare il cosiddetto ricontagio, la situazione che si è ad esempio verificata in Hong Kong, ovviamente uno deve vedere molto, molto da lontano. No, l'esercito alla frontiera, eh. No, cioè, noi siamo entrati prima e dunque presumibilmente ne usciremo prima. L'idea di avere contagi di ritorno, oltre a quelli che sicuramente avremo, perché la malattia diventerà un po' endemica, noi vorremmo preservare la nostra situazione. Noi abbiamo circa il 20%, diciamo, di fuori sede, no? Di fuori sede veri, cioè non lombardi. E sono tanti, insomma, sono tanti e vanno garantiti. Non possiamo dirgli venite a Milano che tutto va bene, non è vero. Certo. E riguardo alla teledidattica, lei come strumento, se già avevate l'idea di farla partire da adesso, sostanzialmente vuol dire che comunque come strumento didattico e di insegnamento ci credete. Secondo lei però per alcune facoltà può essere, come dire, di ostacolo o è d'aiuto per tutti o per alcune è più d'aiuto rispetto ad altre? Che cosa ne pensa sostanzialmente della teledidattica? No. Allora, la teledidattica io la pensavo, e per questo volevo potenziare le aule, come un ausilio alla didattica, diciamo così, in presenza tradizionale, che è importante secondo me che ci sia, quindi come un aiuto, come un'integrazione, e poi continuo a pensarlo come un modo per avvicinare studenti o che vivono in condizioni di disagio o che sono stranieri o che appunto sono fuori sede. La didattica naturalmente, la didattica a distanza è valida semplicemente per i corsi di base, no? E per alcuni corsi dove non c'è la necessità di tirocini o di laboratori. Ovunque vi sia necessità di tirocini o di laboratori, è chiaro che la didattica a distanza può costituire una base, ma non risolve il problema della didattica. Però ritengo che oggettivamente ogni grande disgrazia porta in sé delle conoscenze. Ecco, credo che abbiamo capito che la didattica a distanza può servire molto per migliorare la qualità della didattica. Attenzione, migliorare. Noi non siamo un'università a distanza. Io sono un vecchio professore, ritengo che il rapporto tra lo studente e il docente sia imprescindibile in tutte le facoltà, in tutte le situazioni e in tutti i corsi di studio. Io quando faccio didattica di fronte a un computer mi sento, per dire alla milanese, un pirla, cioè di non avere quel rapporto con gli studenti che sono abituato ad avere. La faccio, però non credo che possa essere sostituita. Però credo che per gli studenti non frequentanti, per gli studenti stranieri, per alcune discipline che sono poi quelle appunto non laboratoristiche, quindi le scienze umane, sociali, economiche o anche il triennio di base di medicina, per intendersi, o alcuni primi anni delle lauree magistrali, possa essere un aiuto. Io ho aperto un sito Ariel che confesso non avevo e credo che non lo abbandonerò più, perché ho capito che si possono caricare materiali, avere una forte interazione con gli studenti, si possono anche evitare, diciamo, alcune registrazioni illegittime, le metto io le registrazioni, quindi non c'è più un mercato su Facebook delle lezioni. Insomma, c'è una possibilità di ampliare i sistemi della didattica e anche di formare i docenti, perché molti docenti non erano formati ad una didattica a distanza. Quindi dal momento che noi continuiamo a usare queste macchine, questi computer, questi cellulari, bene, utilizziamoli anche per la didattica, per diffonderla di più. Poi io ho capito un'altra cosa, che noi parliamo tanto di terza missione. Bene, la didattica a distanza può essere anche una terza missione, non per tutte le discipline, ma ho capito come seguire un corso per me che ho interessi di enologia o di glaciologia è interessante, può essere interessante per tutti, anche per chi non è iscritto all'università. Cioè l'università può fare un servizio con la teledidattica. Stanno seguendo anche in molti. Io ho aperto il mio corso a tutti, per esempio. Non ho fatto restrizioni, perché con Ariel si possono fare restrizioni. Certo. Io non le ho fatte, così anche chi vuol vedere, chi vuol parlare di filosofia può venire. Quindi paradossalmente un'università ancora più aperta rispetto a quella presenziale. Sì, io credo che la teledidattica, oltre a insegnare, appunto, oltre ad avere delle potenzialità intrinseche per l'internazionalizzazione, per la diffusione del sapere,
può anche proprio dare l'idea di una università aperta al territorio, certo, naturalmente non per tutte le discipline, quando penso che chirurgia generale non sarà mai aperta al territorio, anche perché ha bisogno di una certa manualità, ma alcune discipline di base possono essere utili per la persona colta, per la persona che vive o che ha il sogno di avere una formazione di carattere universitario. Io sono un umanista, quindi ci sono sempre stati nel mio ambito molti non frequentanti che adesso frequentano, no? E mi ha scritto una signora una lettera accorata dicendo: ma non sapevo che fosse così bello sentire le lezioni. Ah no, pensavo bello lei fisicamente, ho detto caspita, spero che l'abbia pensato, però non me l'ha detto. No, ha detto, non pensavo fosse così bello seguire le lezioni. E io ho detto: ma le lezioni sono diverse, però per chi non era mai stata è comunque un'esperienza nuova. Assolutamente. Ma quindi questa è l'idea che rimanga anche dopo, cioè adesso noi abbiamo dato anche un orizzonte temporale molto razionale, cioè abbiamo detto fino a luglio ragazzi scordatevi di tornare in classe, di fare gli esami eccetera eccetera presenziali, se ne riparla più avanti, se ne riparla magari a settembre, comunque per eventualmente per qualche tipo di attività dopo l'estate, però comunque l'idea è anche una volta risolta l'emergenza di lasciare e di utilizzare ancora questi strumenti, non è che poi si torna sostanzialmente come prima, si chiude tutto e si dice vabbè l'abbiamo usato prima, adesso ricominciamo, no, è un punto di non ritorno. No, è un punto di non ritorno, ben inteso. Noi abbiamo degli obiettivi che si chiamano programmazione triennale che dobbiamo porre al Ministero, che se noi raggiungiamo questi obiettivi ci danno dei soldi in più nel fondo di finanziamento ordinario. Ecco, uno dei due obiettivi che avevamo posto in atto era proprio questo, cioè il potenziamento delle aule informatiche. Questo in tempi non sospetti, in cui il Covid non era neppure neanche in Cina, o meglio c'era ma non ce lo diceva. E quindi già era una mia idea, una nostra idea, un'idea anche di molte persone, perché la didattica a distanza va sviluppata, perché in un mondo globalizzato non possiamo pensare di farci la nostra didattica qui. Noi la pensavamo anche per altri scopi, perché è inutile far venire un premio Nobel dagli Stati Uniti quando questo premio Nobel può parlare a una classe in Zoom o in Teams. Quando noi, i nostri studenti non frequentanti o i nostri studenti all'estero, i nostri studenti Erasmus, i nostri studenti che si trovano in un periodo di studio per soggiorno o gli specializzandi all'estero non possono seguire le attività. Noi la pensavamo come integrativa e continuiamo a pensarla come integrativa. Diciamo che abbiamo capito che le possibilità di integrazione sono più ampie a quelle che pensavamo qualche mese fa. Quindi la continueremo, e come, poi avremo anche le aule attrezzate, quindi potremo fare delle cose impensate. Beninteso, non sostitutiva, integrativa. Cioè, adesso è sostitutiva perché siamo in una fortissima emergenza. In futuro io la penso integrativa di una didattica tradizionale, perché è importante seguire anche gli sviluppi tecnologici. Ottimo, questo mi sembra anche un punto molto, molto importante, ma anche che torna, diciamo, a maggior gloria della statale, cioè che noi ci avevamo già pensato prima, mi sembra. Questo sì, noi ci avevamo già pensato prima. Dopodiché, come dire, avrei preferito che non ci fosse il Covid e farmele tranquillamente quest'estate le aule, però a questo punto i lavori erano già stati programmati. Questo con la burocrazia che sappiamo, questo ha favorito moltissimo, perché i lavori erano già stati programmati, erano già stati fatti gli appalti, quindi, come dire, ci siamo trovati nella condizione ideale per farlo, anche senza dover correre nell'emergenza, quindi i nostri lavori sarebbero partiti comunque, adesso partono appena i cantieri riaprono, quindi senz'altro i primi di maggio. Poi le aule sono vuote appunto, quindi si lavora in fretta. Esatto, senza neanche disturbare gli studenti che magari sono in biblioteca, strappano i cose, dai fastidio, perfetto, meglio di così. Le biblioteche per me sono un altro angoscia, perché, dovendo dire le angosce, perché molti studenti, specie quelli che non hanno accesso alle fonti online, non hanno i testi, non riescono a reperirli,
ne possono comprarli tutti, anche perché Amazon non consegna molto. Ma io spero a maggio di riaprire almeno i punti prestito, ecco, incrociando le dita. Speriamo, biblioteche no, ma i punti prestito con il distanziamento sociale, faremo la coda non solo al supermarket, ma anche biblioteche. E ovviamente invece per chi magari penso alle lauree, diciamo, delle facoltà umanistiche, deve consultare dei testi fisicamente, quella, insomma. Lì amplieremo le possibilità del prestito. Naturalmente non è che non possiamo mandare nei depositi uno studente isolato, lì si tratta di vedere, e non lo sappiamo ancora purtroppo, quali vincoli ci imporrà l'ulteriore DPCM che uscirà la notte fra il 3 e il 4 maggio, no? Come tradizione. Secondo quali vincoli ci imporrà, noi non possiamo fare altro che obbedire, ci mancherebbe altro. La salute è più importante di ogni cosa, come dico sempre. Certo. No, quindi allora volevo chiederle qualcosa di più sulla parte pratica, però effettivamente bisogna per forza aspettare dopo i primi di maggio, certamente, per capire come. Allora, qui siamo in fase 2, allora entreremo a maggio in fase 2. Come si articolerà la fase 2 è un po' difficile da capire. Adesso, come sa, ha messo in atto il governo questo comitato di 17 saggi, aveva scelto un altro numero, ma è venuto fuori 17. La regione Lombardia ha fatto un piccolo comitato di 5 rettori lombardi, cioè la statale, la Bicocca, la Cattolica, la Bocconi, il Politecnico e il presidente della conferenza dei rettori lombardi, cioè il rettore di Bergamo, cioè Morzenti, per cercare di capire, di aiutare come potrà essere la fase 2. Io la fase 2 in università la penso, credo di non essere poi così lontano dal vero, la penso con una ripresa di attività non a ritmo assoluto, cioè attività dove siano rispettate le distanze sociali, quindi in servizio soltanto la metà del personale, una didattica da settembre in avanti mista e una progressiva riapertura dei servizi. Naturalmente continuando ad usare dispositivi di protezione individuale che certo. Non so quanto effettivamente servano, ma almeno rassicurano nei rapporti interpersonali quando ci si avvicina a meno di un metro, ecco, per così dire. Ok, però comunque io una cosa che ci terrei molto, ma che lei ha sottolineato più volte, è che a me piace, perché anche intervistando altri professori della statale di altre università, la cosa bella che intravedo è che non c'è una cieca, come dire, applicazione, cioè si cerca sempre di conciliare le necessità, innanzitutto diritto alla salute, che è la prima cosa, e successivamente però si cerca anche di conciliare le varie necessità dei singoli, chiamiamo degli studenti, si cerca loro di venire incontro. Perché io devo registrare quello che almeno ho visto io, è un'enorme paura, banalmente, per la seduta di laurea. Io non devo andare in ospedale, cioè devo andare al reparto a raccogliere i dati, piuttosto che io devo andare a consultare il certo testo che però purtroppo al momento non è disponibile. E mi sembra però di capire che c'è una tendenza generale comunque a cercare di venire incontro. Non è che si dice no, tu non hai citato il tal testo, quindi tu non ti laurei. Io ho posto fin dal 23 febbraio, proprio il 23 mi ricordo una riunione che abbiamo fatto, ho detto una parola deve essere una parola d'ordine per queste settimane, perché già gli epidemiologi me l'avevano detto, per queste settimane, flessibilità. Perché se non siamo flessibili, se cominciamo noi a fare i burocrati, questi ragazzi non si laureano più, non fanno esami. Infatti ho preteso e anche urlato, devo dire, per fare subito ricalendarizzare tutti gli esami e di dire sappiamo che è cambiato qualcosa, ma cerchiamo di cambiare il meno possibile, di essere flessibili sulle scadenze delle sedute di laurea, cioè di essere flessibili su tante cose. Proprio una mia laureanda mi ha scritto poco fa, mi ha detto: io non trovo questo testo, ho detto pazienza,
Ho detto ne usi un altro, la tesi è importante, ma non è l'opera della vita. Ho detto, lei sa che questo testo lo leggerà dopo, non è un problema, non è assolutamente un problema. Purtroppo ha visto che in Lombardia le librerie non riaprono, perché l'ordinanza di poche ore fa della regione riaprono in Italia, ma in Lombardia non riapriranno. Quindi gli studenti avranno veramente, veramente difficoltà. Però ho già fatto preparare, farò preparare, adesso li abbiamo ordinati dei bomboloni di liquido per le mani, perché così gli studenti in biblioteca possono andare. Anch'io adesso mi sto rovinando le mani a forza di lavarle. Voi chirurghi siete abituati a per cui lavate. Io me le lavo alla chirurga, no? Mi sono abituato a lavarli in modo chirurgico, diciamo così, come se entrassi in camera operatoria. Giusto, no, però no, ha detto una parola secondo me che è fondamentale, che rassicura tantissimo gli studenti, che è la flessibilità. L'unica, diciamo, l'altro fronte, cioè dei post, non so come chiamarlo, beh, i laureati, mettiamo, tutti coloro che devono affrontare un concorso invece che sia un concorso pubblico, mettiamolo così, non cito il concorso di scuola di specialità perché ovviamente vabbè, io parlo pro domo mea, cioè io parlo, però diciamo tutti coloro che invece hanno un concorso, che può essere anche il test di medicina per esempio, o il test per accedere a una facoltà che potrebbe essere tra luglio e settembre, per loro che cosa possiamo dire? Allora, noi abbiamo finito proprio ieri di ricalendarizzare tutti i test di ammissione, tutti, per cui tutti, adesso uscirà dopo Pasqua, li abbiamo ricalendarizzati tutti quanti, quindi gli studenti in questo, gli studenti che devono venire non devono essere spaventati. Naturalmente io mi auguro che tutti i concorsi saranno spostati e su questo il Ministero si è esposto, direi non ha ancora fatto delibere, ma si è esposto, quindi ci sarà anche da parte ministeriale una forte flessibilità. Rimane un grande punto interrogativo, un enorme punto interrogativo, che sono i test, non quelli che scelgono le singole università di fare, ma i test obbligatori, in primo luogo ovviamente quello di medicina, perché il test di medicina è diventato un problema tecnico, perché col proctoring non si può fare con le migliaia di persone, ma anche ovviamente politico. E quando un problema è sia tecnico sia politico, prevedo che se ne discuterà molto, molto a lungo. Anzi, le dirò, mi stupisce che ancora non se ne parli, perché i test di medicina, alcuni erano domani, erano anticipati, insomma, test di medicina, forse in inglese lo fa adesso, per esempio, no? Lo faceva adesso. Cosa accadrà? Ci avevano chiesto per il numero programmato se aderivamo all'aumento del 20%, avevamo appena detto che avremmo aderito. Adesso che cosa accade? Che cosa accadrà? E questo credo che sia un problema che riguarda quasi esclusivamente l'area medica, almeno in questi numeri così ampi. È un problema importante e un problema molto sensibile, perché credo che insomma si è dimostrato due cose che già sapevamo, ecco, che i medici in Italia sono pochi, però che la formazione dei medici in Italia è ottima, in particolare a Milano è ottima, però bisogna garantire a questi giovani anche l'accesso alle scuole di specialità, perché quindi insomma, il problema non basta, credo, risolvere il problema liberalizziamo gli accessi, ma liberalizzando gli accessi noi forniamo una buona formazione a tutti e soprattutto liberalizziamo gli accessi e poi cosa fanno questi ragazzi che devono entrare nelle scuole di specialità? Perché tutti dimenticano, dicono liberare gli accessi, ma no, io dico sempre aumentiamo i posti nelle scuole di specialità, ma altrimenti la cosa non funziona. Quindi il problema credo che sia un problema difficile da affrontare e la riflessione dovrebbe essere una riflessione fatta anche meglio di come la stanno facendo adesso. Io credo che appena finirà l'emergenza andrà fatta, perché non possiamo fingere che il problema non esista. Già hanno abolito l'esame di Stato, però il problema dei tirocini, cioè come fanno i tirocini 100 nei medici di famiglia, ma i medici di famiglia non li vogliono,
i giovani tirocinanti, non li vogliono, non li possono avere, hanno gli ambulatori chiusi, e poi le 100 ore in area chirurgica come le fanno, che è tutto Covid, no? Certo. Cioè, insomma, tutti i problemi che credo non sono problemi indifferenti, eh? No, assolutamente. Io permetto di spendere due parole per chi segue questo canale, è abbastanza noto, però il problema grosso è che in Italia, se mi posso permettere, non mancano i medici, ma mancano gli specialisti, e soprattutto specialisti di certe specialità. Quindi aprire, personalmente io sono assolutamente contrario, ma nella maniera più assoluta, all'apertura a tutti, all'abolizione del numero chiuso. È assolutamente favorevole invece all'aumento di numero di borse in certe, anche quello in certe specialità, perché non è che abbiamo bisogno di specialisti di tutte le specialità, insomma. E perché poi c'è anche l'altro tema molto grosso che lei ha toccato in maniera egregia, è garantire la formazione, perché è bellissimo dire abbiamo 400 anestesisti in più, fantastico, però dobbiamo anche formarli. Bellissimo avere 150 chirurghi in più, però se quei 150 neospecialisti hanno fatto 4 interventi a testa in 5 anni, cioè, va bene, ce li abbiamo sulla carta, però è un po' il discorso, se vogliamo rivederlo, diciamo, con la chiave dell'analisi del presente, quando hanno aperto questi bandi, richiedevano, dove sostanzialmente la Regione Lombardia richiedevano medici, hanno presentato richiesta in 7.000, ne hanno presi 300, vuol dire che si sprecano medici? No, perché si prendono quelli che servono, non è che poi uno vale uno e si prende dentro tutto. Quindi questo... Certo, è difficile pensare che, allora, come lei ha detto una cosa molto giusta, in alcune specialità non ci sono medici, e in realtà non ci sono in specialità che sono fondamentali, e a volte ci sono in specialità. Tutte le parti della medicina sono fondamentali, ma insomma non è che abbiamo bisogno, che ne so, soltanto di dermatologi, di chirurghi plastici, ecco, no? Per fare due esempi di scuole di specialità che invece sono molto, hanno un'ampia audience. Abbiamo bisogno di chirurghi generali, di rianimatori, di urologi, cioè di scuole di specialità che non sempre raggiungono il pieno, certo. No? Quindi bisogna garantire a tutti una formazione adeguata, ma bisogna garantire anche un maggior numero di borse di specialità, anche perché sappiamo tutti che gli specializzandi tengono in piedi gli ospedali, non è che fingiamo di non saperlo. Gli specializzandi, in particolare nella parte ultima dei loro anni di specializzazione, sono la componente viva dell'ospedale, no? Che al tempo stesso formazione, ben inteso, che al tempo stesso formazione, ma è anche aiuto della cura del malato, della cura dei malati, guai se non ci fossero. Quindi non è che possiamo mettere dentro persone non preparate, perché la nostra scuola di medicina è ottima, mediamente buona in tutta Italia, e in particolare in certe regioni italiane è ottima. Ma è ottima perché gli studenti sono seguiti, non è ottima perché per grazia ricevuta. Certo. Se ci fosse il triplo degli studenti, già sarebbe difficile nel triennio di base, ma immaginiamoci nel triennio clinico. Esatto. Assolutamente, perché paradossalmente è uno dei ricorsi che, spoiler, che stanno facendo adesso, cioè l'idea è di dire, perfetto, diciamo che adesso si lavora più con la teledidattica, vuol dire che il fattore limitante aula non c'è più, apriamo tutti. Beh, non è che funzioni proprio così, perché poi il fattore limitante vero non è l'aula dove fai lezione di istologia o di anatomia, è poi il laboratorio ed è poi l'ospedale dove vieni formato. L'apertura a tutti, la parte che ribadisco, anche nelle discipline, diciamo così, che non hanno la componente pratica, l'apertura a tutti solo per il fatto che non c'è più bisogno di aule è un discorso ingenuo. Ma anche se ammettiamo questo discorso, la medicina come la farmacia, come le scienze della terra, come altre discipline, hanno bisogno di una parte pratica, perché se uno deve preparare un preparato deve sapere il laboratorio come si fa a prepararlo, e i laboratori sono fatti così, cioè non possono starci in 200 in un laboratorio, immaginiamoci in un ospedale, dove peraltro non sempre gli studenti, a volte alcuni si lamentano già che sono troppi gli studenti, certo, no? Immaginiamoci se li raddoppiamo o li triplichiamo, anche perché lo studente per imparare deve essere seguito, non è che sia lì semplicemente a guardare. Deve imparare come fare una cartella, come leggere una cartella, come palpare un fegato e via. Non è che si impari guardando un tutorial, grazie al cielo, no?
Se no imparerei anch'io che non sono capace. No, io ci ho tenuto tanto a... Prego? So che bisogna fare così nel fegato, però non so altro, non so La capire. famosa manovra uncino della semia. Esattamente, però quelli sono i tutorial, vedi? No, io ci ho tenuto tanto a parlare di questo con lei, anche se è una cosa estremamente specifica, perché a volte le dico sia la percezione da questo lato, quindi lato specializzandi, studenti, eccetera, che chi è nella sua posizione non abbia ben chiaro. Ci tenevo invece a lasciarle spazio, a farla parlare proprio per far capire a coloro che ci seguono che invece anche a chi prende queste decisioni ha ben chiaro che cosa in realtà ci servirebbe. Quindi è una cosa che almeno personalmente trovo molto rincuorante sentirla parlare in No, questo modo. io l'ho detto anche in CRUI che il problema è che noi ci siamo concentrati troppo sul problema degli accessi al primo anno. Guardiamo gli accessi alla specializzazione. Quello è il punto dove noi formiamo i medici. E poi distinguiamo il triennio preclinico dal triennio clinico. A parte che con i vincoli che abbiamo del rapporto tra docenti e studenti, non è che questi vincoli saltano perché ci sono i computer, eh? Perché poi comunque esistono gli esami, esistono le prove pratiche, cioè questa enfasi o questa retorica che lo strumento tecnico risolva tutti i problemi è una retorica un po' sballata, eh? È una retorica sballata perché non tutte le professioni sono teoriche. Cioè io posso, in teoria un filosofo può formarsi anche da solo, un medico no, che sia chiaro, perché esiste grazie al cielo la differenza tra i saperi e la differenza tra i saperi esige differenti modalità formative. Quindi non possiamo aprire medicina perché è bello fare il medico, perché poi c'è anche questo rischio, che nei prossimi anni, che essendo la figura medica giustamente cresciuta nella stima e nella percezione popolare, in modo peraltro estremamente corretto, l'anno prossimo sono 7.000, che vogliono fare, 7.000 giovani diciottenni che vogliono fare il medico a Milano. Dove li mettiamo? Di fronte a un computer non reggono neanche le reti di fronte a queste masse. Quindi andiamo, quando facciamo dei discorsi, facciamoli guardando tutte le componenti, proprio perché noi non cerchiamo i voti di nessuno, no? Noi dobbiamo ragionare sulle cose, cercare di risolvere le cose ragionando e cercando di guardare non al domani, ma al dopodomani o a 3 giorni dopo, una settimana, un anno, nel caso specifico 6 anni dopo. Certo, che è un punto assolutamente fondamentale perché è facile, Assolutamente. anzi non è affatto facile effettivamente essere colui che si è appena diplomato, deve capire cosa fare nella vita, vorrebbe fare questo, l'ha visto effettivamente in televisione, ma che bello, lo voglio fare anch'io, però c'è tutta una cosa da lì al resto della vita, se vogliamo essere un pochino così anche romantici, usare la visione romantica, però effettivamente da lì a 6 anni capire anche come uno si debba formare. Parlando di una cosa Guai estrema. se non si è romantici a 18 anni, eh? Guai se non si è romantici a 18 anni, però chi deve decidere deve frenare anche il romanticismo. Certo, deve guardare le cose come sono, non si può. Sono, purtroppo. Una domanda estremamente pratica, allora. Quindi, secondo lei, il concorso di scuole per accedere alla scuola di specializzazione, che teoricamente potrebbe essere a luglio, andrà. Sì, secondo me rinvieranno, entriamo nell'ordine di idee che rinvieranno tutto anche perché altrimenti scatta chissà che problemi, perché non tutti, per i problemi che abbiamo già detto, potranno laurearsi nei tempi previsti. Quindi secondo me dobbiamo metterci nell'ordine di idee di minimo 2 o 3 mesi di rinvio su tutto, compreso la validità dell'anno accademico. Che ne so, chi rimanda la laurea da luglio a ottobre non c'è problema, nel senso non dovrà ripagare, ci sarà una estensione dell'anno accademico, altrimenti non ne usciamo più. Per cui sicuramente tutto verrà rimandato. Come fai a fare adesso l'esame di specialità? No, che non è ancora risolto il problema dei tirocini. Cioè, i giovani sono abilitati, ma in realtà non lo sono perché non hanno ancora i tirocini e non hanno i tirocini e quindi come fanno a scriversi l'esame di specialità? Quindi tutto rimandato. Ok, perché questa... Sicuramente. Ok.
perché questa è assolutamente un'informazione molto importante, perché si deve preparare anche in ottica di dire come mi organizzo. Anche perché non dimentichiamo che la sfortuna delle sfortune è che quest'anno è anche l'anno in cui si laureano, diciamo, è il famoso anno del ricorso, dove, giusto per ricollegarsi a quanto vi ho detto prima, sono entrati tantissimi studenti in più perché c'era stato quel famoso ricorso ed era entrato non so che quota numerica in più. Quindi non solo la percentuale normale di studenti, la percentuale extra di ricorsisti, e che si va a sovrapporre alla nuova laurea, tra virgolette, che adesso è abilitante, quindi coloro che si laureeranno a giugno-luglio potranno fare direttamente il concorso di scuola di specializzazione. Quindi Esattamente. è un po' la tempesta perfetta, secondo me, per È come la vedo io. la tempesta perfetta, infatti sembra la legge di Murphy, cioè tutto va male quest'anno, no? Sì, è vero, speriamo che tengano conto anche di questa variabile, che effettivamente è una variabile non da poco, perché è un 20% in più che è entrato, quindi non è che sono bazzecole, Sì, io non l'ho sarà da sentito ancora gestire. discutere questo punto, però io da persona che ha dentro questo mondo la vedo e anche questo mi sembra un'altra di quelle bandierine rosse che ci sono, ma che sono un attimino stata No, trascurata. lì secondo me allora, è chiaro che il Ministero della Salute e dell'Università sono stati presi dalle emergenze diverse, no? Adesso verranno fuori tutti questi problemi. Solo il lento venir fuori impone che ci sarà comunque un rinvio di almeno 3 mesi a tutte quante le operazioni. Dico Ottobre, almeno ma quello 3 mesi, no. perché non è ancora chiaro se poi fra 3 mesi veramente potranno esserci degli esami in cui le persone sono sedute l'una vicino all'altra. Ecco, è tutto da vedere. Spero che non venga in mente a nessuno di fare il sistema francese tipo testa secondo anno, che è l'idea No, è più folle. balzana. No, no, no. Sì, è un'idea balzana, in Italia è un'idea balzana, perché significherebbe adattare tutte, che ne so, le chimiche allo stesso livello, mentre una chimica per medicina non è come una chimica per chimica o per biologia. Quindi questa è proprio l'idea, No, no, ma poi eppure era molto simpatica. per chi conosce il sistema francese, io me ne sono occupato perché ho fatto diversi video in merito sull'importanza del test d'ingresso di medicina, ma la pesantezza, la difficoltà del sistema francese, ad esempio in Italia, è anche che tu sostanzialmente invece di avere il test d'ingresso, noi non ce ne rendiamo conto, ma siamo molto fortunati a poterci diplomare e poi pensare a cosa fare dopo. Abbiamo il test d'ingresso che è vero che magari è uno una volta l'anno e se uno eventualmente non accede, deve aspettare un anno. Però col metodo francese tu hai sostanzialmente un test d'ingresso che dura un anno, quindi Certo. con tutto lo stress che ne consegue, la possibilità di rifarlo al massimo 2 volte. Se tu la seconda volta non dovessi entrare, devi cambiare per forza strada. Certo. No, no, infatti sono gli slogan di cui spesso si nutre chi non sa, no? Il sistema francese è un sistema pensato per la Francia, implementato in un determinato sistema e che peraltro non funziona mica tanto bene, cioè in Francia lo critico molto il sistema francese. Naturalmente accadrà un po' come è già successo in altre cose della riforma, modello francese, loro smettono perché è fallito, noi cominciamo. Ecco, spero che non accada in questo caso. E perciò, giusto per chiudere un secondo, test per l'accesso alla scuola di specializzazione molto verosimilmente rinviato di 2-3 mesi, test d'ingresso di medicina di, chiamiamo, settembre, giusto per darci un orizzonte temporale, grosso punto di domanda, impossibile dirlo adesso. Lì sarà un grosso punto di domanda, perché secondo me lì la battaglia politica, mentre sulla specialità non entra la battaglia politica, sull'accesso a medicina purtroppo entra la battaglia politica. Io ne sono sicuro, perché sento già gli alfieri della liberalizzazione assoluta che incominciano a mettere ogni tanto qualche punto di ascolto, sperando che poi a poco la cosa si apra. Io, mentre sulla scuola di specialità, penso che il ministro farà presto un decreto di rinvio e ci dirà finalmente quando si potrà fare. Io sull'accesso al primo anno di medicina sospendo il giudizio, anche perché ne abbiamo parlato e tutti dicono: beh, risolviamo prima i problemi degli altri test, poi vedremo quello di medicina. Anche perché le università si deresponsabilizzano. Il problema di medicina, del test di medicina, è compito mio organizzarlo, ma non stabilire le regole. No, io lo organizzo, ma le regole mi sono date dall'alto.
Spero che non aspettino appunto la notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre, ecco, per decidere queste cose. Perché gli anni accademici poi iniziano, e Certo. le pratiche, beh, lo sapete, le pratiche di iscrizione non è che siano così, anche perché il test è nazionale, quindi non è che sia, se uno deve andare a Reggio Calabria, per dire, non è che Reggio Calabria organizzi facilmente un viaggio in un momento in cui magari la mobilità non è ancora libera. Perché anche il carattere nazionale del test crea degli altri problemi, no, come in parte li ha creati anche il carattere nazionale della specialità. Lo sappiamo, Sì. insomma, lo sappiamo tutti, insomma, sono problemi Assolutamente. logistici, risolvibili, ma risolvibili se c'è tempo, se non c'è Esatto, se tempo. c'è programmazione, c'è possibilità. Banalmente, basta che, come io dico sempre, le cose basta saperle. Poi, una volta che lo sai, uno riesce ad organizzarsi, Ma è se è per fatto con questo che logica. io faccio, ma è per questo che ho fatto il decreto al 31 luglio, ho detto basta illudersi. Cioè, basta illudersi che entreremo, sentire i colleghi dire no, non facciamo gli esami perché aspettiamo in presenza. Rischi di aspettare il 21, tanto la gente si deve laureare. Per cui ho detto mi assumo la responsabilità e faccio il 31 luglio. Punto. Sono pessimista? Sì, sono pessimista. Me ne vanto. No, Anche no. se faccio un decreto posso sempre toglierlo, ma adesso come adesso non c'è motivo, c'è motivo di dire stiamo uscendo dalla situazione, ma stiamo uscendo da una situazione e da noi è richiesta soltanto prudenza e programmazione. Prudenza e programmazione, elasticità, prudenza e programmazione sono le tre cose che dobbiamo mettere in atto. Non sono difficili, basta metterci la testa. Io con questo veramente vorrei ringraziare e concludere questa nostra splendida Ci mancherebbe chiacchierata. altro. Avevo ancora una domanda, ma non so se No, fargliela. la faccia, è presto ancora, la faccia. Allora, com'è essere lei in questo momento? Ma è una curiosità mia, non c'entra qui, però mi chiedo veramente lei, dovendo gestire questa complessità enorme, cosa sente, insomma, se vuole condividere con noi una cosa un po' più Allora, personale. io sì, no, condivido con piacere. Devo dire che all'inizio, come tutti, pensavo che fosse una cosa breve, e dicevo, vabbè, mi è capitata anche questa e amen. Dopodiché, credo che la complessità dei problemi e anche l'onere della decisione o delle decisioni in un primo momento ti confondono, no? Ti confondono e rischiano anche di far fare delle stupidaggini. Io credo, continuo a pensare che siamo non in una guerra che è banale, ma siamo all'interno di una battaglia molto difficile da vincere. Quindi bisogna avere sentimenti, perché le assicuro, io continuo ad andare tutti i giorni in festa del perdono, siamo in quattro. Letteralmente quattro di numero, ed è un'esperienza triste e straniante, no? Proprio triste e straniante. E nei primi giorni sentivo soltanto le ambulanze del policlinico e praticamente non sentivo altro. Però bisogna mettere un po' da parte questi sentimenti individuali che nei primi giorni mi turbavano molto. Continuo a non dormire, questo è ovvio. Cerco di non prendere il tavolo, ma continuo a non dormire perché il peso è notevole. Però ecco, ritengo che malgrado l'insonnia, malgrado i sentimenti a volte un po' di disperanti, credo che dobbiamo fare due cose. Primo, mantenere un senso di comunità. Mantenere un senso di comunità, perché se un'università non mantiene un senso di comunità, perde il suo significato. Quindi io continuo a credere che continuare a dire che noi esistiamo malgrado tutto sia importante. Io non ho voluto chiudere il rettorato, anche se non faccio molto, che non, cioè faccio le stesse cose che potrei fare a casa mia, perché le firme elettroniche sono le stesse. Però siccome l'università, il rettorato non ha mai chiuso neanche durante la guerra, bene, non chiude neanche adesso. Quindi rimane aperto, punto e basta. Anche se fossi solo ad aprire la porta, cosa che peraltro mi è capitato anche di fare. Quindi da un lato questo, dall'altro però bisogna mantenere freddezza, razionalità e pensare che abbiamo uno scopo ben specifico, che è quello della formazione e della ricerca.
dal momento che la ricerca riusciamo a farla con estrema fatica, ricominceremo, ma adesso è veramente un momento negativo. Ho pensato che bisogna concentrarsi moltissimo sulla formazione e cercare comunque strumenti alternativi. A volte ho dovuto agire, lo dico anche perché contro il mio carattere, con una certa durezza, cioè ho fatto partire anche provvedimenti disciplinari nei confronti di docenti che non aderivano con la necessaria, diciamo così, prontezza e disponibilità alla nuova situazione che ci siamo trovati ad affrontare. Credo di aver fatto bene perché credo che adesso i docenti hanno veramente capito di essere una comunità e che il loro fine è far sì che gli studenti vadano avanti nel migliore dei modi, pensando che il meglio è nemico del bene, cioè a volte bisogna adattarsi alle situazioni, appunto essere flessibili, si adatta anche a noi e non soltanto al nostro rapporto con la burocrazia.